Allora, per la ricetta ci serviranno del concentrato di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, mezzo dado, un soffritto fatto con una cipolla, uno spicchio d'aglio e un po' di prezzemolo, dell'olio. E questi qui sono 350 grammi di funghi porcini. Ciao a tutti, oggi prepareremo il sugo di funghi. Inizio col dividere le cappelle dal gambo. Taglierò dunque le cappelle a pezzettini. Me questa è la dimensione solita. Né troppo piccoli né troppo grandi. Perfetto. A questo punto i gambi li taglieremo a pezzetti, a tocchetti, e poi li frulleremo nel frullatore in modo che vengano dei pezzettini sottili che una volta cotti si amalgameranno meglio al sugo. Prendiamo il robot. Ed ecco fatto. Adesso ci spostiamo in cucina. Perfetto, incominciamo. Versiamo un buon quantitativo d'olio nella pentola. Io faccio altro che finirlo perché tanto ormai ce n'era una miseria. E accendiamo il gas. Aggiungiamo il soffritto col prezzemolo. A questo punto aggiungiamo i gambi triturati. Cerchiamo di far rosolare un pochino, mi raccomando, senza farlo attaccare. A questo punto versiamo un bicchiere di vino bianco, il dado. Prendiamo un bicchiere di acqua aggiungiamo un po' di concentrato di pomodoro, approssimativamente un paio di cucchiai. La stessa ricetta potete farla anche col sugo di pomodoro, è uguale, io preferisco metterci un pochino di concentrato che dà colore. Ma comunque lascia più intatto il gusto del fungo. A questo punto aggiungiamo due bicchieri di acqua. Abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo cuocere coperto. Girando spesso, comunque ci vorrà almeno una ventina di minuti, però mi raccomando, giratelo spesso perché si attacca molto molto facilmente. Fiamma assolutamente bassa e copriamo. Ci rivediamo fra un po'. Eccoci qua, dopo un po' più di 20 minuti. Direi quasi una trentina, perché ci ho messo un po' di più ad asciugarsi, avrete questo risultato. E adesso andiamo ad impiattarlo. Ed eccoci qua. Il nostro sugo di funghi è pronto. Questa versione può essere fatta anche in bianco senza aggiungere concentrato, oppure proprio al pomodoro e aggiungendo cioè, la semplice passata di pomodoro.
E frullando i gambi, come vedete, rimane molto cremoso, quindi si amalgameranno molto molto bene e alla pasta. E io vi ringrazio per avermi seguito. Spero ci rivedremo nella prossima puntata. Vi mando un grandissimo bacione. Ciao!